Signore e signori, eccoci qua ritrovati, io sono Terenasco, sempre affiancato dal carissimo Kerren e siamo al terzo giorno di questa prima settimana di LEC. Bentornati, bentornati qui in nostra compagnia Bentornati su PG Esports, Bentornati in quella che è la competizione europea d'eccellenza E lì sì, terzo giorno della prima settimana Super Week Ricordiamo solo per la prima e per l'ultima settimana Già. di campionato Quindi per quanto ci piaccia viziarvi Purtroppo è una cosa che possiamo fare per adesso Solo per questa settimana Ma oggi sarà un'altra giornata importante Un'altra giornata che come le due precedenti Ci darà la possibilità di assaggiare molti dei nuovi arrivi Molti dei nuovi innesti E molte delle vecchie glorie Si parte con... Che vanno ad affrontare i Misfits e a seguire Excel contro Team Vitality Rogue e Astralis a seguire subito dopo. Gli SK Gaming dovranno affrontare la montagna che sono diventati i Fanatic. E un match speziato per chiudere la giornata con Mad Lions e G2 che si scontreranno. Ebbene sì, questo va anche a risolvere alcune delle situazioni in classifica perché dopo la prima giornata ovviamente è difficile parlarne, ma adesso che abbiamo già due giornate alla mano abbiamo tre zone: abbiamo la zona 2-0, la zona 1-1 e la zona 0-2, zone anche equilibrate tra di loro, considerando che comunque. Fa strano vedere gli 0-2, negli 0-2 abbiamo il team Vitality, abbiamo un team che oggi ha veramente tanto bisogno di riprendersi e affronterà quegli Excel che anche loro sono lì cercando lo spareggio per paradossalmente il fondo della classifica. Uh, I team che sono arrivati tra l'altro ad avere questo 0-2, ok, i Vitality hanno avuto un primo giorno disastroso, ma ieri sono caduti per mano dei Fnatic, quindi una partita di tutto rispetto. Gli Excel, dispiace per loro perché gli Excel stanno giocando veramente bene ultimamente, è solo che... Manca quel passo, manca quel passo extra e oggi sarà comunque una difficile prova per loro. Parlando della giornata di oggi e quello che la giornata di oggi ci va a dare, eh, dobbiamo anche discutere, secondo me, eh, di quello che è uno degli elementi chiave da andare ad analizzare in questa nuova stagione, ovvero gli scontri tra rookie. Perché abbiamo parlato dei nuovi rookie, ricordiamo 25 nuovi nomi all'interno della rosa di LEC, alcuni semplici cambiamenti, ma ben 10 nomi tra questi 25 arrivano freschi, freschi dalle IRL. E molti di questi fanno parlare di sé. Molti di questi hanno avuto delle bellissime performance in apertura di campionato. Considerato che spesso e volentieri il debutto all'interno di un circuito competitivo superiore viene avvolto un po' dall'ansia, dal terrore, anche semplicemente esatto. dalla pressione addosso che si ha. Perché si entra in questi team con dei nomi altisonanti, dici: Oh cavolo, devo rispettare quello che è il loro livello. Quindi. Un po' di ansia ti viene, ad esempio, giocatori come Targamas, come Flacked che entrano nei G2 e dici: Ok, prima erano in URL, erano comunque giocatori incredibili. però una volta che sali allo step successivo, esatto. comunque un po' di tensione te la puoi sentire addosso. Fino ad ora, però, tutti quanti, anche nelle sconfitte, hanno giocato molto bene. Chi le sconfitte le ha accumulate perché giocatori appunto come Targamas e Flackhead ancora non solo non sconfitti, ma se parliamo di Targamas abbiamo l'unico giocatore dell'Elysia ancora privo di morti, due partite da supporto con due supporti anche molto diversi tra di loro considerando che siamo passati da un enchanter ad un assassino. Pike nelle sue mani vuoi un po' un battesimo stilistico per entrare a far parte a tutti gli effetti dei G2, ma non è solo della corsia inferiore e dei supporti che voglio parlare, perché uno dei rookie matchup che abbiamo oggi è quello che... Vedrà il match di chiusura Mad contro G2 è il match che per anni ha aperto il, quella che è stata la Super Week. e Adesso la va a chiudere e la va a chiudere con Unforgiven contro Flackhead. due giocatori che siamo stati abituati a vedere su toni molto diversi perché Unforgiven ha avuto un ruolo molto supportivo per il team: un game di Jin, un game di Cartus. Comunque, Unforgiven, una partita l'ha persa. E ciò nonostante, stiamo vedendo che a livello di statistiche generali, Unforgiven si mantiene sopra la media di Flackhead. Beh, è anche normale, considerato che Flackhead ieri ha giocato Serafin, quindi molto della sua utilità non derivava dal danno, o comunque dal creare grosse differenze in oro o in esperienza, ma piuttosto sul portare utilità alla squadra e cercare di supportare il meglio possibile. La cosa da notare è che la statistica in cui Flacked va a superare Unforgiven è loro al quindicesimo minuto, mentre è netto il distacco in esperienza al quindicesimo minuto. Mm -hmm. Che cosa ci va a dare questa statistica? Ci va a dare un Unforgiven, che è vero che sta prendendo delle ottime stat a tutto tondo, ma che richiede più attenzione in fase di corsia. Unforgiven, nonostante Kaiser abbia avuto in questi Mad Lions un ruolo da roamer molto piccato molto marcato, vai dire come vuoi, semplicemente è stato un Kaiser che ha voluto giocare mappa, specialmente attraverso la mid lane. È anche vero che ha richiesto comunque presenza di corsia per prendere priorità prima che Kaiser potesse spostarsi, a differenza di Flacked, che se c'è da prendere priorità l'ha presa sempre volentieri, ma se c'è da rinunciare alla priorità per permettere a Targamas di muoversi sulla mappa, è una cosa che non disdegna fare. Quello che quelle statistiche ci vanno a dire non è quale dei due tiratori o bottom lane carry, perché effettivamente un game di Serafin, un game di Cartus, parlare solo bottom di lane tiratori carry. è limitato. Uh, quali dei due bottom laner non ci dice quale ha performato meglio, ci dice che stile di gioco i due bottom laner stanno assumendo tra di loro. E quindi sono curioso di vedere questo matchup tra di loro, lo scontro diretto, perché oltre ad essere due rookie, e quindi lo scontro d'esperienza ovviamente. Lascia un po' il tempo che trova È uno scontro proprio di talento grezzo Di certo non di esperienza Ma è proprio uno scontro tra due stili Totalmente antitetici finora E vedremo chi riuscirà a spuntarla Perché ovviamente i G2 vorrebbero tanto Chiudere con il 3-0 la Super Week Sarebbe molto bello per loro Che di solito trovano un pochino meno successo Durante la settimana iniziale Perché partono sempre con calma Come altri team che abbiamo visto in passato anche i fanati di solito perdono letteralmente la prima Super Week, finiscono 0-3 per poi partire <ride> e recuperare dalla seconda settimana. I vecchi fanati. I vecchi fanati. Perché adesso sono sul 2-0 e potrebbero puntare a un 3-0. L'avversario che hanno di fronte oggi non è neanche tra i più complessi da affrontare, ma mancano ormai pochi minuti a quello che è il primo match della giornata di oggi. Quindi direi di cominciare a concentrarci su quello. Sì, perché vedremo sì. i Misfits e i BDS e... Allora, in questi due giorni i BDS sono partiti molto bene, hanno avuto delle ottime performance, ma danno la sensazione di essere quel team molto giovane, molto non arrogante, ma piuttosto... Non con la convinzione necessaria per chiudere una partita a modo, non Beh, hai l'esperienza per fare la scelta giusta. Non è che non la sai fare, non hai l'esperienza di scegliere giusto. E infatti, secondo me, eh, si può fare anche un passo indietro sul concetto di arrogante o meno, perché sì, era, no, tra è, è effettivamente un team che di arroganza continua a giocare. E non lo dico in senso negativo, ma è un team che cerca le azioni individuali, è un team che cerca le risorse individuali. E anche ieri, lì dove abbiamo visto i BDS, comunque non con poca fatica, ma spostare. Puntare la loro partita hanno portato a casa la vittoria su quella che è stata l'incredibile performance individuale di Nuclear Int con la sua sindra. Quindi eh, dobbiamo parlare dei BDS come un team che per adesso deve adattarsi al tenore competitivo, eh, Adam Zinkrof, Matti e Limit sono dei giocatori competitivamente molto giovani, tutti quanti. Non è il team dove, a differenza di come stiamo vedendo, G2, Med Lions, Fnatic. Fnatic è un discorso a parte. Però ecco già, ad esempio, es due esempi validi sono G2 e Mad Lions. Tu hai sì la nuova linfa, ma hai anche i giocatori d'esperienza che stanno comunque trasferendo la loro esperienza competitiva ai nuovi arrivati. Questo è proprio un team fresco: questo è un team che deve scrollarsi di dosso la attitude da solo Q e cercare di adattarsi ad un tempo competitivo che adesso è imperativo per giocare nell'IC. Assolutamente. Un'altra cosa che voglio discutere è anche qui lo scontro tra rookie: perché abbiamo presentato Zincroft, il suo avversario in giungla, con questi Misfits Saraj e Zincroff e Zlatan sono stati due giocatori che lungo le IRL hanno fatto tantissimo parlare di loro. Infatti, vediamo che in generale sono due giocatori che, nella loro gioventù competitiva, stanno comunque contribuendo tanto ai successi delle rispettive squadre. Squadre che sono comunque in stato di spareggio, uno a uno. Chi vince finisce nella metà alta, chi perde nella metà bassa. Sono proprio curioso di vedere come questi due team si affrontano. Perché i Misfits ancora non riesco bene a capire quale sia la loro identità. Non è che non riesco a giudicare il loro livello di gioco, perché comunque è un buon livello di gioco. È piuttosto un. Qual è la direzione che vogliono prendere come squadra? Cioè ogni team riesce un po' a identificare qual è l'idea di fondo che vogliono portare avanti, qual è il loro modo di giocare, il loro modo di approcciarsi al meta, ma anche al ritmo di gioco o su chi vogliono anche mettere risorse. Sì. I misfits sembrano adattarsi sul momento alla situazione e dire ok chi è che ha un po' di risorse? e tipo qualcuno alza timidamente la mano. Ok, sei tu il Kerry, Per favore. Anche perché abbiamo visto delle performance da parte dei loro solo laner uh, veramente antitetiche sì, tra i dei 1 e il dei 2 da parte di Irit, da parte di Vitio Positivo invece l'opinione generale su Mersa, uh, ha giocato due stili di gioco molto diversi tra di loro, si è trovato Però... comunque a Bravo. soddisfare quello che si cercava da un supporto. Non è un supporto che per adesso viene spremuto, si parla anche qui di un rookie, si parla anche qui di un nuovo innesto qui in Europa, ma in L sì, non in Europa in generale, non è un import extraeuropeo, però il punto è che per essere un giocatore così giovane il suo lo sta facendo e lo sta facendo con metodo. Anche per questo sono interessato di, da, da questo matchup contro i BDS perché il suo avversario sarà Limit e Limit è un giocatore sul quale secondo me molta gente ci ha anche spesso dormito su perché è un giocatore che meccanicamente è tanto tanto bravo. Assolutamente d'accordo e scopriremo soltanto in partita come andranno questi giocatori perché devono dimostrare quanto valgono perché la loro carriera è appena iniziata all'interno dell'Illissi possono dimostrare ancora tanto e vedremo se ci riusciranno anche oggi signore e signori perché è il momento di entrare in draft per il primo game di oggi e signore e signori sapete bene ne abbiamo appena parlato per tutto il tempo ora Vedremo il team BDS contro i Misfits Gaming. Andrà ad affrontarsi BDS Blue Side, Misfits Gaming Red Side. E vediamo come arriveranno a performare in base anche ai pick che andranno a selezionare. Perché abbiamo visto che ormai è un meta variopinto. Nonostante alcuni pick stiano monopolizzando la scena, specialmente in giungla. Comunque, ieri abbiamo visto cose come Kiana. Abbiamo visto quella Kiana prendere tanto successo. Abbiamo visto però Kiana schiantarsi contro un Graga Stunk. Abbiamo visto che comunque i take creativi sul meta sono possibili. E chissà che Zinkrof e Shlatan non vogliono giocarcene qualcuno. Scompare Lisin. Penso a Mani Basse, il miglior campione di entrambi i jungler, quindi capisco anche l'idea che i BDS lo vogliono bannare Blu-Side. Interessante invece il ban sulle Blank Blueside, perché sta un attimino scambiando i ruoli tra i due team. Sembra quasi che siano i BDS a bannare quello che gli avversari avrebbero voluto bannare e viceversa. Beh, anche questo è un modo per tirare una palla curva a livello di draft Ad ora ban, LeBlanc, Lee Sin, Twisted Fate e Renekton Diana va a concludere la prima fase di ban per i BDS Diana sta trovando enorme successo in giungla Estremamente pericolosa, estremamente potente Un carry che non è un carry supportivo, non è un carry che ti dici Ok, è un aiuto in più No, 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 no. può prendere in spalla una partita e portarla avanti Ultimo ban dei Misfits sarà Caitlyn e i BDS decidono di optare per Shinjao estremamente valutato bene qua all'interno del circuito europeo. E guarda un po', arriva Felios, il secondo Felios di questa LC. E arriva di fianco a lui il suo canonico compagno di squadra, non ci facciamo mancare nulla. Uh, un peccato che vadano già adesso a chiudere la finestra di eventuali enchanter, perché secondo me Aphelios funziona molto bene anche con Lulu. E' è vero che ci sono risposte in Yumi Lane, e magari non volevi lasciare la risposta facile a Yumi quando già vedi scendiao per la giungla avversaria. Tipo Singed? Uh, Singed, uh, ne parleremo, <ride> perché oggi per chi se lo fosse perso abbiamo visto in Corea. Un singed support in compagnia di Samira come tiratrice, e in realtà era un singed support che, oltre ad essere una specialità da parte di Lens, praticamente è un counter naturale di Yumi, come lo era il Volibear pre-rework. Che anche quello tendenzialmente non lo si giocava support finché non è comparsa Yumi. Yumi compare alla fine, come ti ho detto, di fianco a quello Shinjao, una Yumi si trovava in una condizione comoda da giocare. E lì dove Thrasher rende la lane difficile da affrontare, un campione come Ezreal vuole affrontare una lane neutrale dove può farmare in tranquillità sotto torre. Alla fine è una scelta standard quella dei BDS. Dopo la prima partita, quella che ha, penso, marchiato a fuoco la strategia di gioco attraverso la bot side per mano dei Fnatic, hanno riorientato tutte le loro priorità. Giustamente aggiungerei. Misfits selezionano Jace topside, quindi vanno per il top lane blind pick fin da subito. Non danno minima priorità al, ja al jungler nonostante sapessero che dall'altro lato c'è Shinjao. E sai anche che c'è Yumi, quindi sai anche quella che è la natura della presenza in giungla. Mi spiego meglio. Il supporto specie volentieri va a influenzare il modo in cui il jungler va a giocare. Che sia per presenza semplicemente di Roaming come fa Trash, o per Yumi che potenzia Shinjao e lo aiuta a ingaggiare. Esatto, è questo che avrei voluto sottolineare, ovvero una Yumi che fa da Enchanter di fianco a un bruiser, una combinazione molto elementare a livello statistico, a livello strategico, ma che fa sempre il suo. Anche perché eh, abbiamo parlato prima delle statistiche dei due jungler e vorrei entrare qui un pochino più nel dettaglio per descrivere meglio in base alle statistiche anche lo stile di gioco dei due jungler. Syncrof è più un uomo. Di mappa è più un giocatore che vuole dare le sue corsie per forzare il vantaggio attraverso le lane, mentre Slatan è comunque un carry jungler che vuole portare il suo team in vantaggio, ma prendendone di più per sé. La differenza principale è sta che Syncroft tende a mantenere un buon KDA, una buona quantità di assist distribuiti, cerca di morire poco nel processo. Shlatan, invece, è uno dei migliori jungler europei al momento per quanto riguarda damage share e kill share all'interno del team. Vuole essere presente a tutte le uccisioni, a quante più uccisioni possibili, e se se le dovesse prendere lui per caso, non lo vedi triste di questo. Dare una marcia in più a Syncrofon nel matchup con Gelatan, nell'andare a mettere Yumi in giungla, a me piace tanto come strategia. Una bella idea, intelligente. E ora parliamo della seconda fase di ban. Perché i Misfits hanno bannato Irelia e quel Corki. Che sappiamo Corki essere anche giocabile sulla corsa superiore in specifici casi. In questo caso immagino che non volessero mettere Viti in una posizione difficile del dover affrontare Corki e dall'altro lato BDS, Cali e Gragas il problema anche di un campione come Corki è che vai a dare la composizione a doppio tiratore ai BDS con un Enchanter in corsia inferiore tra l'altro ed è per questo che torno alle mie parole di prima mi dispiace che i Misfits si siano chiusi la finestra di supporto Enchanter già dalla prima rotazione di pick perché adesso la draft di Misfits per affrontare quella dei BDS avrebbe tanto voluto una Lulu lulu mid lane adesso arriva. Eh, famo che no. Potrebbe? Mm. Potrebbe, ma contro una Sindra ah, sarebbe piuttosto serio. Eh sì, a quel punto sì. Arriva intanto Sindra alloccata da parte del team BDS. Misfits. Tengono le carte coperte ancora sul loro mid laner. Jace potrebbe magari spostarsi mid lane e mettere a in mano la possibilità di, di counterpickare. Vediamo però. Ultio. La pick, questione di Sindra, è che secondo me fa anche da importante takeaway, Oltre ad essere il pick che ha permesso a Matti di trionfare. Sì, a Matti, scusami, a Nuclear Int di trionfare ieri, che l'aveva selezionata Matti. E, e la prima partita anche per me. <ride> uh, Quello è top Topside, un tank contro Jace Molto old school. E. Mette un attimo le briglie ad Adam, che è stato uno dei problemi di questi BDS. Avere wait, un wait. Adam. Quello è un Sion da letalità adesso. Potrebbe, fidati. potrebbe, tranquillamente. Alla fine è Silas per uh, i Misfits Gaming che va a chiudere il danno ibrido tra le corsie ed alternare ad un Jarvan Jungla. E tornando ai discorsi che riguardano la composizione dei BDS, Nuclear Int è vero che ieri ha avuto una carry performance enorme con Syndra, ma quella che performance era anche succube della Landa Chemtech. Era una Sindra che aveva avuto degli angoli comodissimi per ingaggiare dalla nebbia perché non era possibile vedere da dove stesse ingaggiando. Stavolta è una Sindra che fa anche da takeaway, perché se avessi lasciato i Misfits di fianco da Felios e Jarvan per i team fight, anche la capacità di assedio con Jace e Syndra, i Misfits avrebbero avuto forse una composizione troppo completa, troppo difficile da affrontare, troppo sinergica con Trash? perché a quel punto Syndra avrebbe sfruttato benissimo in team fight la capacità di riposizionamento grazie a Trash come supporto. Insomma, è un pick ottimo a tutto tondo per questi BDS. Misfits che chiudono con quel Silas, e sincero mi sarei aspettato di vedere molti più Silas, considerato quella che è stata la modifica durante la pre-season dell'Everfrost. 400 gold in meno di costo su un oggetto così importante per lui mi avrebbero fatto pensare Dai! si trova avvantaggiato dal tutto, ok, un pochino meno statistiche, ma dovrebbe essere comunque contento. Vedremo, magari in futuro verrà visto di più, però lo vedremo già oggi, signore e signori, sulla landa degli evocatori per il match tra BDS che saranno Blue Side contro Misfits Gaming che saranno Red Side e Fate in Venta. Ma non gli hashtag, prima che l'azione vada ad impazzare, BDS Win vs MSF Win. E il tuo hashtag a chi va? Bella domanda, uh, date le due draft, ti direi BDS? Penso che abbiano gestito generalmente meglio i vari scambi. Ezreal, first strike per lui, vuole calcare ulteriormente l'idea, l'intenzione di voler giocare una lane passiva quando necessario e comunque continuare a guadagnare nel frattempo. Potrebbe trattarsi dell'Ezreal ibrido che abbiamo già visto, quello con Corona e la Regina in Franta. Ma vedremo anche dalle necessità del team, perché comunque Ezreal non è in una situazione a doppio tiratore per poter ibridizzare senza preoccuparsi di nient'altro. Adam libero di incantesimi, una delle cose più standard che possono esserci nel matchup, diciamo contro Ranged, perché comunque Jace per metà del tempo è Ranged. Jace invece per Strike pure lui. Lui invece vuole abusare del matchup, non vuole una runa neutrale, vuole una runa che gli permetta di impennare. E quella mi preoccupa, perché se c'è qualcosa che può bloccare l'impatto di Jace in partita e la velocità con la quale Jace va ad impennare sui suoi spike e quel first strike mette una grossa accelerata a questo discorso. Assolutamente, trovare successo in early game è fondamentale per Jace, ottenere successo anche grazie al first strike non ti rende contento di più. Così inferiore per ora vediamo Misfits che stanno prendendo cercando di prendere almeno un minimo della priorità e di tenere lontani Ezreal e Yumi. Concedere il livello 2 per primi vorrebbe dire dare ampio spazio alla Rasse e alle possibilità di fare un po' quello che vogliono. Adam ah, intanto topside che subisce l'arras di Rit, ma niente eccessivo Mamma mia questo è Arras, guarda Viteo, mezza vita già scomparsa Si parla sempre di un matchup contro Ranged per Sylas non oh, il massimo Bella schivata Buon gioco di gambe ma ce l'ha spazzata Bella spazzata in risposta qua Metti che rischia un minimo ma limita breve avrà la cura quindi niente di troppo grave Mersa ha rischiato molto di più Infatti... Metti, secondo me, una finestra per provarci se Mersa si espone troppo. Adesso no. Comunque, le pozioni, i biscotti stanno rigenerando quella barra degli HP. Mersa molto in profondità, e non pensavo avesse subito tutti quei danni. Stiamo parlando comunque di una runa che è vero che serve a dare vantaggio monetario, ma ti offre anche finestre per danneggiare meglio i tuoi avversari. Alla fine, per Ezeral, non so quanto sia facile andarla a proccare contro doppia ranged lane. Limit si sta muovendo invece molto bene, mi piace molto l'avanti e indietro. Continua a tenere porcata la passiva. Ogni volta che trova lo scudo si va a unire ad Ezreal per conferirglielo. Mantiene alto il mana. Limit l'abbiamo detto prima: meccanicamente è sempre un gran bel vedere. E anche con questa Yumi sta facendo il suo. Qua sulla corsia inferiore, per ora, cominciamo a vedere già Mersa più tranquilla a livello di HP. Con Xmetti che farma sotto la struttura. La pressione che a Pelios si riesce a tirare fuori in early game è molto alta. Ezreal prima che. Comincia a premere sulla nata di Minion ha bisogno di tanti oggetti non è uno dei suoi punti forti Wave Clear Specialmente con le prime armi di Aphelios, il matchup Ezeral-Aphelios l'abbiamo visto in ogni salsa e sappiamo che le prime due armi sono quello che vanno a dare il vero spike ad Aphelios, hai sustain per reggere la Ras, hai gittata in più per impedire ad Ezeral di avere angoli comodi di corsia, insomma fai un po' di tutto con quella build. Cosa da notare però è lo scambio effettivamente a sfavore dei BDS delle Summoner. Ezeral dovrà aspettare la ricomparsa di quello sfinimento prima di cercare dei trade aggressivi come quelli che abbiamo visto. Ma Mersa il fatto che debba resettare verso la base per via della salute persa, significa comunque che Ezreal può aspettare in tranquillità, anzi, sta facendo staccare l'ondata. La cosa da capire qui è chi sta facendo staccare quell'ondata? Se è Neon che sta cedendo volontariamente la pressione per via dell'assenza del supporto, o se è Ezreal che ha aspettato questo momento per andare a premere in 30 minion anche, abbastanza gold per resettare magari su una fulgore. Più che altro erano le intenzioni che stavo cercando di leggere e appena abbiamo visto la wave iniziare ad accumularsi un po' troppo, Neon ha immediatamente switchato sull'infernum. Quindi l'intenzione era aggressiva da parte dei BDS non difensiva da parte dei Misfits. Adam, esattamente aggredito qua da parte di Irit. Lo scudo gli permette di mitigare il grosso il danno. Mamma merda quanto ha rischiato Neon, però bello con l'infernum l'aggressione. Ottimo qua il trade. Perdere il flash di Mersa è comunque pericoloso. Mike smette di investito il suo. È un Ezreal all'Ark in Shift per potersi riposizionare al sicuro. Rimane comunque un peccato perdere il flash. Sì, è curioso il fatto che Mersa stia giocando la fase di corsia praticamente con il decimo inferiore della sua barra degli HP. Sono dei trade molto rischiosi, ma sta riuscendo a interpretarli senza perderci la vita. E questo è quanto basta, ogni volta sono summoner che vanno a tradare, ma Matti e Limit, che stavano per adesso giocando in maniera comoda la corsia, adesso dovranno richiedersi un attimino. I primi oggetti di Ezreal, inoltre, non ci dicono nulla sulle sue intenzioni, può essere tranquillamente ancora Ezreal AD o Ezreal ibrido. Sappiamo che quella fulgore può andare sia verso il predatore d'essenza, sia verso l'annientatore divino o perché no una virtù della triade in alcune varianti. Non penso terrore dei lich, ecco. L'unico mm, oggetto no. che mi sento di escludere dalla Lama incantata almeno per ora è il terrore dei lich. Per favore, no, non torniamo con terrore dei lich su tutti. Merza intanto alleggia la mid lane, comunque è stato spottato ma questa è un'apertura comoda verso il Drago che verrà quindi conquistato dai Misfits. Misfits che sfruttano bene anche la priorità che si era creata in seguito a quel trade bot side, Ezreal doveva resettare quindi va bene così per loro prendere un obiettivo gratis. Non solo, sapevi che Sindra doveva recollare, infatti Nuclear Inter appena andato in base e quindi mid lane aveva il controllo, bot aveva il controllo. Diciamo che è un po', non dico matematico, ma è la cosa più scontata da fare. Non esatto. c'è niente al momento che possiamo permetterci di fare tranne questo drago. Quindi sfruttiamo l'occasione oppure la lasciamo andare. Mersa tenta l'ingaggio. Purtroppo l'uncino va a vuoto. Edra alle forze dell'Arcane Shift è libero di potersi riposizionare senza troppi problemi e con un cooldown particolarmente basso. E da resettare, tra l'altro, un colpo mistico alla volta. Una delle cose interessanti, però, da chiedersi a questo punto è come Limit voglia itemizzare. Perché ci stiamo facendo tante domande sulla build di Ezreal, ma poche magari su quella di Yumi. Uh, Yumi, è possibile che voglia andare per la build da full Enchanter, quindi giocare attraverso Zincroft? Ma ne parliamo dopo perché Zincroft è adesso protagonista della top side. Rischia un po'. Irit è costretto immediatamente a Flash, arriva a primo rallentamento. Ecco il knock-up di Sincroft, e Irit cadrà. Primo sangue per i BDS. Adam, trenino frontale, Irit è stato costretto a flashare in apertura e sappiamo purtroppo bene che brutto quarto d'ora vada a passare un jay stop side senza il suo flash. Buona, buona per Adam, buona per Sincroft. Questo ci aiuta anche a rispondere a quanto dicevamo prima. Limit vuole giocare in funzione di Limit. Oh, metti! è emersa qua, si è sposto troppo. L'uncino purtroppo è stata una condanna a morte. Neon con l'exhaust sulla sua testa vorrebbero continuare i BDS, ma è abbastanza comodo a flashare via e basta Neon. La cattiveria di Metti con quello scatto in avanti. Eh, quando Trash si immobilizza per un grab, sì, devi schivare il grab, ma se lo schivi e vedi che è a mezza vita dopo che gli hai tirato una singola Q, diciamo che un po' la tentazione casca. Già. Glarint nel frattempo va a prendersi un blu. ha bisogno di rimpinguare il mana, stava premendo tanto video su quella mid lane e comunque Syndra non voleva rischiare di vedersi le ondate pushate sotto torre perché non vuoi lasciare agency di mappa a video. non adesso che stai prendendo controllo delle side lane. Il Tezinkrov, si scambiano posizione, si scambiano on the shock, ma Irit deve andarsene. Anzi, Sta arrivando eh, Shlatan. Shlatan, voleva soltanto portarlo in quella direzione almeno per ora. Trash è anche appena passato per la corsa centrale Quindi si possono permettere i Misfits Di combattere qua sul fiume senza troppi problemi oh, no, A Yumi che sta suprema. arrivando Ma è molto lenta Yumi però Ci a breve Sindra andrà a prendere il gatto e vedremo se il 4 contro 4 ne varrà la pena Vitio ruba la mezzaluna si lancia oh, questo è un grosso problema guarda Zinkroff è già morto nemmeno il tempo di dire ma che subito casca adesso viene anche ingaggiato Adam sarà costretto a flashare no non ha nemmeno il flash disponibile con i cataclismi oh. bellissimo sto diventa parte di Nuclear Int l'inserimento è profondo e infatti casca il top laner dei Misfits è uno scambio 1 per 2 però con Nuclear Int che vorrebbe andare anche per Mersa non trova lo E la Fine sì ma sapendo che Viti è lì accanto, non ti esponi troppo. I Misfits si sono ripresi in una fetta di partita su quella corsia superiore, comunque una kill e un assist nelle mani di Irit, che è felice di raccogliere un po' di sustain per combattere anche contro il corpetto di Rovi, che era già presente, e comunque giocata bene da clear Int con quel fantastico stordimento ma troppo poco e troppo tardi, quello doveva arrivare in apertura dello scambio Adama si è inserito, ma si è inserito senza Suprema e Sion in questa fase di gioco non può tankare abbastanza semplicemente esistendo. Ripetiamo. Come si è svolto il tutto? Uno scambio su Sincroft che ha annichilito completamente il jungler dei BDS, e questo è pesante, perché se vuoi giocare in funzione di quel bruiser, devi farlo in qualche modo. Vitio, penso stessi aspettando i suoi cooldown per andare in avanti. L'intenzione di Syndra è stata molto buona: comunque, rendersi conto della barra degli HP da andare a bersagliare col potere senza limiti. Jadan ha addirittura dovuto flashare per portare la vita al sicuro, ma almeno ha raccolto l'occhio. Almeno quello e sono contenti di questi misfits visto che prima c'era un divario in oro e adesso è stato totalmente annullato. Irit ne approfitta per ricominciare a crescere le ondate. Viene però rallentato. Uh, qua adesso potrebbe addirittura andare però lì, Adam, Perché il danno ce l'ha dalla sua. Irit non ha il cooldown della sua martellata. Può riposizionarsi in fretta e furia, però col cancello d'accelerazione. Arriverà una Q, non ha il flash. Un ultimo colpo, dovrebbe bastare. C'è lo scudo. Oh, potrebbe essere tutto il cooldown della martellata. Irit continua a kaitarlo. Sta arrivando e... anche il supporto da, dalla mid lane. E Vitio infatti qua viene zonato prontamente da Syncrof. Irit sta fuggendo ma nelle braccia di Nuclearint! Oh no! Bozzai e di tutto tanto. ciò qua X-Matti si è esposto un po' troppo contro Neon, riuscirà a ucciderlo Limiti, in teoria? Infatti Collustione arriva, ma Mersa risponde e trovano una double kill per Aphelios! Sì, e dall'altro lato le kill stanno finendo nelle tasche di Limit. Quindi, non belle notizie. Avere un gatto 2-1 e avere una Felios 2-1 sono risorse totalmente diverse, delle quali dobbiamo andare a discutere. Perché Felios ha chiuso il mitico. Ezreal, in compenso chiude Predatore d'essenza. Conferma l'intenzione di giocare attraverso la corona della regina infranta. Mentre Yumi, con quegli specchi di vetro di Bendle, andrà alla fine per la pietra di una rinnovata. Vogliono comunque giocare attorno oh, a Sincroft. Ma rischia Calcolatissimo. Di... arriva la spazzata Slatan protocollo in knock nemmeno il cataclisma diretto immediato sorrimento a parte i Nuclear Int decide di lanciare lall in oh, oh, la è mania! vivo per un soffio Calcolato. quanto rischiato calcolatissimo anche Niente questa flag and drag di Jarvan era sì. calcolatissimo sì Vabbè, eh, è comunque una partita divertente da vedere, aspettiamola da questo punto di vista. Vediamo cosa è successo, bot, perché Matti ha deciso di colpire tutte le zanzare in quel cespuglio, ma non la duale, in avversaria. Quattro spell, metà al vuoto, e questo purtroppo permette a Neon di avere un trade troppo comodo. Piano alla fine c'è morto ed Ezreal ha sprecato metà del suo kit. Oh, oh no! No, 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 no. Oh, no, e c'è Sion. No, 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 no. Se prendono l'anima no. abbiamo Sion che torna in vita tre volte. No, e se prende l'Angelo Custode, ma oh no. Ricordiamo no, come no, funziona no, l'interazione no, 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 tra no, Sion no. e l'eventuale anima Kanteck. Uh, se Sion muore Prima si va ad attivare la landa Cemtech. Quindi Sion torna in vita la prima volta, potendo utilizzare tutto il suo kit di base come zombie Cemtech. Dopo che Sion è morto come zombie Cemtech, torna in vita come zombie Sion. Quindi c'è questa uh, doppia resurrezione dove la prima volta torna in vita per il drago, e solo una volta che il drago ha esaurito il suo effetto, torni in vita come zombie Sion, e quindi puoi correre e prendere a pugni le cose. Angelo custode. È il momento di prenderlo, Adam. No. Assolutamente, no. Messaggero che viene invocato su questa corsia inferiore Matti e Limit. Che stanno provando a difendere, ma è una difesa disperata. Quella torre cadrà. Sarà un primo mattone per i Misfits, condiviso tra Schlatan e Neon. E non è una bella notizia, perché stiamo parlando di una Felios che sta raccogliendo tantissime statistiche dalla sua. È una Felios già con Tempesta Impetuosa. E che per muoversi attraverso un tank come Adam e i danni di Syndra potrebbe anche andare verso una Bramasangue, in modo da avere anche lo scudo extra per muoversi attorno al danno burst. Se Syndra dovesse riuscire a connettere Kirit, si muove bene anche attraverso gli scudi lui. Ora che adesso ha l'eclissi e può permettersi il trade offensivo. Ha sustain. Ha letalità, che comunque lavora già contro tanta armatura, quindi non è quella la statistica chiave, però... Adam qua che parte di seguito. su Irit. Alla Suprema, che... Adam. Sì, andrà per il knock-up, arriva la Suprema, full combo, easy kill, un flash finale per chiudere, ma basta e avanza. Bravo Adam, che l'1v1 vince. E questa è una solo bolo a tutti gli effetti, hai anche Sion quindi aggiunge tantissimo valore alla dichiarazione corsia superiore con un Adam massiccio, massello su questo Sion. 1-1-3, la solo kill su Jace 1-4 Jace deve davvero tranquillizzarsi, Irit. Infatti, non comprendo come mai Irit continua a esporsi così. Se il suo scopo, il suo focus è andare di first strike, l'idea dovrebbe essere: beh, sai che Arrasso, cosa facciamo? Guadagno Gold. E me ne vado. E me ne vado. Fisso. E invece continua a esporsi davvero tanto con il martello, capisco. pushare fino in fondo l'ondata. Esiste lo Shock Blast per farlo. Ragazzi, ragazzi, lo so che ho perso i primi tre trade e ci sono morto, ma fidatevi che la quarta volta è quella giusta. Sto scalando, fidatevi. Non, che... non, non sa davvero da fare. Che è turbo su Sion? Beh, giochi attraverso la velocità d'abilità. Alla fine Sion non ha bisogno dell'immolazione come passiva per giocare sul, sul Wave Clear. Ha tantissimi strumenti per lavorarci già di suo. Hmm. Ah, che col Frostfire mi sarei immaginato la possibilità di potersi inserire in profondità grazie alla Suprema e poi continuare a rallentare Invece Beh. di quel rallentamento singolo che hai col Chemtech che... Sì, no, lo capisco, è che scelta personale penso più che altro per la passiva mitica, in questo caso chemtank, Perché? scusate eh, Ho detto? detto Chemtech, maledizione Maledizione, il Chemtech chemtank, sta rovinando tutto chemtech. Chemtech. chemtech Il Chemtank nel Chemtech nel schermato, oh, non lo so. Tentano un addirittura scatto in avanti, Irita ha già perso più di mezzo barra di HP, ma appena vedono arrivare Neon, lasciano prontamente perdere i BDS. Anche perché questo adesso è un epilogo non disponibile per Yumi. I miei Inoltre si stanno muovendo sul macroscopico. Lì dove i BDS si concentrano sul microscopico. E se noi andiamo a vedere il tabellone, BDS: solo kill, solo bolo, giocate emozionanti, belli team fight, belli gli ingaggi. Ma alla fine sono sotto di quasi 3.000 gold. E quello è tutto gold che arriva dalle strutture, dalle rotazioni, dal vantaggio in farm dal vantaggio in risorse. Da Adam che cerca di inseguire Neon nelle ombre, ma per adesso la Landa lo aiuta anche a riposizionarsi difensivamente. Insomma, i Misfits stanno giocando un macro migliore di quello dei loro avversari. Ed è una cosa che per il BDS non siamo i primi a dirlo, e non è la prima volta che lo stiamo dicendo. Hai anche il messaggio della Landa per andare a sbloccare la struttura sulla corsa centrale in caso volessi, e il immagino secondo, che è preso. quello che faranno i Misfits a breve. Tutti gli obiettivi hanno preso, non solo le due torri, effettivamente. Hanno preso i due messaggeri, hanno preso i due draghi. Neon sta premendo sulla corsia centrale. Infelice, uh, l'utilizzo della torretta vitt... con Infernum, perché danneggiava matti dietro la torre e ha portato laggro su Neon. Sì. Rallenta i tempi di assedio, ma obbliga un TP. E. Ha trovato due crit di fila, cioè, questo è tanto cuore da parte di Neon. Crittare due volte con cosa? Il 20%? 20%. Tentativo di ingaggio da parte di Sion. Purtroppo uh, che va, a vuoto, a Zincroff in profondità su Irit, bella la martellata difensiva per disingaggiare immediatamente. Sono tutti lì presenti per i Misfits Neon suprema, a vuoto con il gravitum era, avrebbe potuto immobilizzare qualcuno, invece, no. vanno semplicemente per la conquista strutturale, è evocato anche Harold, che così come Shelley, prima sulla corsia inferiore, adesso, anche lui, su quella centrale, andrà eh, a prendere una diritto. torre bravo Nuclear ancora una volta penso che sia la sindra di Nuclear Int ad evocare il Drago Chemtech a questo punto è una certezza matematica abbiamo detto siamo sul 100% di chance per ora eh già Syncrof l'hanno letteralmente abbandonato sul Drago Chemtech il cataclisma da parte di Javier, il cambio di slatana di posizione è stato davvero assurdo e lo smite c'è per i BDS, adesso il fight volge a loro favore o almeno così sembrerebbe inizialmente Mersa che zona prontamente, arriva il knock up su due persone da parte di Sion, Adam che sta aspettando Vite, o vuole soltanto uccidere lui, gli non esporti così tanto, non serve, i rallentato ancora una volta da parte di Sion, Mersa è lì pronto sul fianco con la lanterna, lo porta al sicuro e i Misfits tornano a casa con due morti e hanno perso il drago. Non la più felice delle azioni, perché è vero, inizialmente Zincroft era stato abbandonato all'interno della Tana, il problema è che i Misfits sono andati per l'aggressione da cattivi dei film d'azione, uno alla volta separati, educati in questo. Slatan ha provato a barstare tra tante virgolette il drago, ma c'erano ancora 1048 HP rimasti, e quindi lo Smite non era una possibilità per salvarsi o per conquistare l'obiettivo. Parlando di Zincrof, quella è stata una gran mezzaluna da parte sua. Non riuscivano a barstarlo dalla distanza, non riuscivano neanche ad avere una target selection chiara perché i BDS hanno lavorato un po' alla calca da football, tutti lì insieme a placcare gli avversari e hanno avuto ragione dei loro avversari. Quindi, bien jugato. Mi ha fatto troppo ridere quando sono scavati di posizione lui e Jarvan, uno scatta sull'altro con il Cataclisma e con la E. È stato così tra felice oltretutto. Molto spaghettosa tra le due abilità perché sono due abilità che bersagliano il punto in cui l'avversario si trova in quel momento, non bersagliano propriamente l'avversario. È una Target champion, targeted area ability, se dobbiamo proprio descrivere il funzionamento. Ed è quanto di più difficile da identificare a livello di codice per il gioco stesso. È proprio una spaghettata pazzesca. Ma proprio prende la posizione del personaggio in quel momento, gli fa una foto e bersaglia quella foto, non bersaglia il campione. E finché è in un'area interna, il personaggio viene danneggiato. Motivo Qua. per il quale il cataclisma sia è affletto. È partito il treno e Neon... Oh no, ha deciso di non andarci, BDS. Come mai? Alla fine Adam già prima aveva abbracciato molto da vicino un muro Semplicemente si sono resi conto che Mersa fosse già sul fianco Nella zona chemtech con la lanterna alla mano E che fosse un inseguimento impossibile Meglio riprendere pressione sulla corsia centrale Che andare per un uh, inseguimento Viti in profondità Everfrost che non va a segno Trova solo il rallentamento Un altro colpo di catene per rallentarlo Decidono di lasciar perdere i Misfits Sanno che c'era comunque lo spostamento da parte di Adam e di Zinkroff Rischiare così adesso non ne vale la pena si continua a giocare con una Landa che rallenta ovviamente tanto. Uno degli effetti che andiamo a definire collaterali, ma che dobbiamo iniziare anche ad elencare, forse tra i principali della Landa Cemtech, è quello di rallentare tanto le partite. Già, perché crea delle zone dove è fisicamente impossibile applicare visione. O meglio, puoi prenderle, è vero, ma o così! Uh! No! Nell'ultimo nell terzo di secondo! Ricordiamo per chi è poco abituato, nell'ultimo quarto di secondo, in cui stai ricollando... Se vieni danneggiato, il gioco lo conta come ok, hai il diritto di tornare a casa. È l'ultimo guardo di. Perdono, te la perdono. Te la perdono, te la concediamo. Sì Detto questo, uh, non riescono ad interrompere il richiamo in base. Irit resetta, va verso la corsia inferiore, difende la torre. Tornando al discorso del rallentamento dei game. Queste sono zone dove l'unico modo che hai per tenere visione stabile è con lumi di controllo. Ma dato che la Landa Chemtech rimuove anche i cespugli, sono sempre lumi di controllo esposti. Mm -mm sono lumi di controllo facili da rimuovere e quindi anche le rotazioni per prendere visione attorno agli obiettivi diventano molto più complesse. La pressione in giungla profonda diventa più complessa da gestire da parte di chi la subisce perché non sai dove sono gli avversari mentre premono. È proprio un è un drago che gioca contro i principi stessi del gioco quasi. <sussurra> È sempre stato un problema del competitivo quello di avere o troppa visione o troppa poca visione, che porta a due conseguenze, che in verità diventano le stesse ironicamente. Giochi molto più sicuro, senza informazioni o avendo troppe informazioni, semplicemente finisci per ritrovarti nella situazione in cui non puoi fare una scelta senza aver considerato ogni variabile, esatto. ma in un caso hai tutte le informazioni e quindi ce ne sono troppe. E nell'altro invece non ne hai abbastanza e quindi dici non rischio, Occhio. non ne vale la pena. Mamma slata che danno. È costato a flashare attraverso il muro. Hanno usato la cura di Neon per provare a salvarlo. Ok, Slatan si è trovato al bordo del decimare di Sion. Un knock-up durevole e parecchio, dei danni importanti. E il concatenamento di Matti stavolta è andato a buon fine. Quindi arriva Jace, però dal fianco è stato spottato Irit da quel lume di controllo. Deve subito indietreggiare. Lo stanno andando a chiudere dal fiume. Adam si attarda però per una scorpacciata di frutta. Video che sul fianco li va anche a spottare. Tentano l'ingaggio su Neon. Rallentamento che non va a segno. Tre rallentamenti che non vanno a segno, mamma mia. La Q <ride> di Yumi! La doppia V di. Uh <ride> E eh, Irita ha completato la Muramana. Ecco perché. Si sente, si sente quel danno extra Muramana, Eclissi. Abbiamo anche un martello da guerra di Caulfield. Quindi, situazione complessa da gestire dalla distanza. Se inizia eh, a prenderti queste onde shock. Però c'è un drago, e il secondo drago. E i BDS, ovviamente, puntano alla landa monoelementale. Più tardi, Flatan non è arrivato in tempo. E anzi, viene il primo a essere aggredito. Cerca l'ingaggio, Sion. Non lo trova Suprema di Neon ancora una volta, a vuoto. Sta cercando di creare sfede nuclear Inta. Trova lo stordimento subito. Prende tempo per quanto possibile. Ma era fuori dalla mezza Offensiva è Schlatana. utilizzato un cataclisma magnifico per zonare tutti quanti. I Misfits escono in testa dal fight. Ok, avranno perso il drago, ma a questo giro sono loro che prendono le kill attenzione anche a Matti perché comunque Mersa e Neon sono lì e non sono video. intenzionati a lasciare andare arriva il flank da Silas. Oh, oh. Bello, bel predict di Vitio che sa subito dove sarebbe andato a parare Ezra con quell'Arcane Shift e Limit non ha scampo è doppia uccisione per Vitio e Ace per i Misfits che vanno prontamente sul Baron Baby Cotton, e Mr. Clean Vitio quel predict con le catene che meraviglia che è stato Arte Pura arte qua da parte dei misfits, bravissimi! E rivediamo l'azione dagli albori Perché però Slatan si è presentato tardi al party E questo significa che i BDS pareggiano la conta in draghi Ma vuoi un arresto un po' immediato di Adam nella rincorsa Vuoi una bella spazzata di Mersa che nega il decimare Vitio con la mezzaluna blocca l'ultima parte di danno rivolta a lui dal potere senza limiti E il resto è storia Oddio oh è più drammatico Sindra ha flashato fuori dalla zona esatto, difensiva Perché stava prendendo troppo danno Per Sindra era obbligatoria quella posizione ma guarda qui lì. lì, si lancia ed è doppia no, lì e si vola <ride> è stato veramente una gran gran giocata da parte di Vitio niente da dire Barone Nashor portato a casa e mi blocca nell'analisi che volevo fare posto Drago perché posto Drago stavo per dire ok, i Misfits hanno vinto il fight ma hanno perso un Drago importante devono iniziare ad accelerare sulla mappa non si pone neanche il dubbio, con questo Barone Nashor la pressione va a mille Adesso Misfits giustamente cominciano a pushare, devono decidere su quale lato di mappa farlo e per ora sembra che la bot lane sia il loro focus principale, top lane un po' abbandonata a se stessa, non c'è pressione positiva per loro e anzi non data i minion sembra andare a neutralizzare tutto, dedicano tutto sulla mid lane e sulla bot lane. Ok che c'è la, la nebbia chemtech che ti permette di ruotare mid, però. Non solo questo, il punto è che hai perso due draghi consecutivi. Mm. Andare a distruggere mid lane e bot lane permette ai Misfits di avere una pressione costante su un quadrante inferiore che vogliono fare proprio costantemente per evitare che i BDS vadano ad anima monoelementale. Avere un'anima monoelementale per campioni come Sion, ma anche come Ezreal, è molto pericoloso, perché è un Ezreal, come abbiamo detto prima, ibrido. È che no, vedendo video col teletrasporto, almeno un po' ci speravo in quel push topside, solo questo. Fanno Sei staccare que l'ondata, top. Possono permettersi di andare con la rotazione, ah. eccolo adesso. <ride> ok, vabbè. Stavano aspettando l'altra wave. <ride> non mi aspettavo il teletrasporto per andare lì. Neon, qua che ha schivato prontamente la suprema di Sion. Nonostante la lanterna immersa, che non era nelle migliori delle posizioni, sarebbe andato dritto in faccia a Adam. Vediamo mm. come si girano adesso per evitare che i BDS prendano taglio obiettivo, perché ovviamente eh, la difesa deve arrivare su quel punto. Il più appetibile è quello sulla corsia centrale. Il fatto che i BDS non abbiano preso torri finora, intanto ci fa capire che, come già detto prima, stiano puntando molto più al micro che al macro, ma li mette anche nella comoda condizione di avere una chance di prendere delle taglie facili. Video è un avanti e indietro, buono il reingaggio sulla struttura, abbiamo Slatan su Zincroft. Potrebbe andarci in cataclisma, immediato Zincroft aspetta per utilizzare la Suprema, ottimo la tempistica, ma alla fine video con un ultimo Kingslayer abbatte Xin Zhao. Guarda la vita che manca a Nuclear Int, per lei è una vita? Shock Blast di Jace. Non ha una vita mamma mia che danni Neon è lì che comunque si tanca tranquillo scudi alla mano la struttura inibitore mid, inibitore top che vengono aggrediti contemporaneamente mid verrà conquistato da parte di Irit in tre, eccolo easy peasy, si continua vanno anche per la bot almeno per ora beh hanno la wave stanno giocando molto bene la rotazione Misfits e hanno una pressione macroscopica che è enorme il punto è che il Baron scade quindi la pressione cede forse un po' presto perché mancano 40 secondi al drago questa è una pressione che avresti voluto mantenere alta per un'altra decina di secondi in modo da resettare attorno al 35esimo e poi andare verso il drago come possiamo vedere adesso è quello che hanno fatto eh, 35esimo, perdonatemi 35 secondi rimanenti al drago E quello che hanno fatto 35 secondi iniziano a premere i tasti di recall e vanno verso l'obiettivo quei 35 secondi però hanno permesso ai BDS di ripulire la pressione both side e quindi non hanno denudato l'ultimo inibitore diciamo che è stato un sfortunato con catenarsi di tempistiche 5 secondi in più di barone avresti preso anche quella torre esattamente è stato proprio la fine del baron a costringere i Misfits a fare questa scelta non che sia una scelta sbagliata eh, ragazzi semplicemente è un quell'occasione in più in cui puoi aggiungere esatto. la ciliegina sulla torta non c'è stata Triplume di controllo, una cintura d'Orione che in questo caso va a collegare il quadrante inferiore della giungla dei BDS direttamente alla tana del Drago. Saranno i Misfits ad andare a Soul Point su quest'anima. Slatan stavolta è presente ed è lì per primo. Inoltre, Vitio si sta occupando di quella corsia centrale che avevamo già dichiarato fragile come potenziale atterraggio delle taglie obiettivo. Se andiamo a vedere le icone sulla minimappa, la corsia centrale dei Misfits all'ultimo terzo al massimo di HP rimasti. Però non sono riusciti a tirarla giù. I BDS sono senza torri, ragazzi. I BDS possono giocare tutto il micro che vogliono, le azioni spettacolari, ma sono senza torri. Sono sotto di 11k. KDA players, lul. E, e, e purtroppo neanche. <ride> e purtroppo in tutto questo, neanche. Oh, non ho detto che siano bravi a essere KDA player, <ride> ho detto solo che sono dei KDA player. Fattuale, nulla da aggiungere. <ride> Molta pressione sulla corsia centrale e superiore adesso da parte dei Misfits, giustamente. Ah, i Jace sulla corsia inferiore, forte del teletrasporto che continua a premere. E sta prendendo tante attenzioni a parte di Bettini, Nuclear Int. Più volte abbiamo visto entrambi intervenire, pur di depusciare. Nel frattempo, Irit cerca l'angolo, ma rischia da Nuclear Int. Uh, lo sta diventando a segno. Vuole la full combo. Irit decide di provare a traddare, dice: Sai cosa? Prova a attivare lo scudo. Niente da fare! Si espone, si espone tanto. Non la partita più pulita da parte sua. Video 6-1-4. Sta compensando ampiamente dalla mid lane. Ma questi sono quei piccoli errori grossolani. Che purtroppo ti mettono in una condizione di dover rallentare una pressione. Che invece stava strozzando i BDS. Uh, Video si muove. Cerca lo scatto. Zincroff. Arriva anche il knock up, Prende tempo per quanto possibile. Ottimo utilizzo della suprema che aveva appena Leon. trovato. Neon che addirittura scatta in avanti. Zincroff costretto lui stesso a utilizzare la suprema difensiva. Ma Neon è corpo a corpo con lui. Nel frattempo uh -huh. il cataclismo di Z non ha Dato il tempo necessario per chiudere un'altra kill, vogliono andare in seguimento su Adam. Che è il limit sia strettamente legato a lui. Immersa, bello l'uncino. Arriva subito l'utilizzo della suprema. E bello anche Crocodile ancora una volta. Questa è una suprema che volevi. Volevi il Gravitum Volevi il lockdown. Volevi le kill. E finalmente sono arrivate per te, figliolo. E i Misfits non solo prendono le kill, prendono le torri, prendono la base, prendono la dignità di questi BDS. E si portano su. Il 2 a 1 in questa prima settimana puliti puliti questo è stato un macro game perfetto neanche una Bravi. singola torre è andata giù E oh poi questi misfits che, che complimentoni. partitona complimentoni davvero perché è davvero difficile riuscire a indicare Qualcosa che dici, eh no, quello è un palese errore, oppure hanno fatto questa cosa che può, ti permette di giudicarli magari un pochino negativamente. No, 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 no. no anzi. I hanno giocato tutto molto bene, magari non raffinatissimo, non quella classica perfezione che dici vabbè, questa è pura arte, anche se l'ho detto in verità una volta. A un certo Quindi, punto, sì. certo punto l'ho detto. Però sì, si sono avvicinati, sono stati bravissimi. È stata una partita interessante da tanti punti di vista, però eh, dobbiamo sempre viaggiare su due binari paralleli. Perché, da un lato, abbiamo il binario delle Lodi ai Misfits. I Misfits hanno avuto delle rotazioni veramente tanto pulite. I Misfits non ci hanno fatto rimpiangere una Landa Kemtek. E questo è già tanto da dire perché significa che, comunque, nonostante una conformazione totalmente atipica, l'hanno sfruttata a loro favore negando la visione avversaria come andava fatto. Hanno giocato la Landa secondo i dettami della Landa. Inoltre sono riusciti a tenere in piedi tutte le loro strutture, nonostante i tentativi di contropiede. E adesso però passiamo all'altro binario, perché se ci sono le Lodi e i Misfits ci sono anche i demeriti dei BDS, perché il contropiede era sempre molto molto morbido. Dobbiamo prendere una lista veramente lunga, è davvero dura elencarle tutte. <ride> L'unico uh, contenitore abbastanza grande in cui ci stanno tutte è il concetto di macro, perché in questa partita è stata parecchio assente. Il concetto di macro avrebbe previsto comunque una traduzione delle varie uccisioni che stavano portando a termine, o verso... Obiettivi maggiori o verso rotazioni o verso visione profonda. Abbiamo comunque visto questi BDS riuscire a riprendere in mano una partita grazie alla Landa Kemtek. Stavolta non ce l'hanno fatta, non è bastato la pressione dalla corsia centrale di Nuclear Int. Ha trovato delle belle azioni con Sindra, ma di nuovo c'erano solo quelle. E un'intera settimana adesso di gioco dove Nuclear Int è forse la nota migliore. Se è l'unica nota, però, non basta fare una canzone. Vediamo cosa da dirci in merito video. 2 e 1 in questa super week, come ti senti riguardo alla performance che avete avuto? Non penso tu riesca a sentirmi al momento, ma è una cosa che stiamo cercando di sistemare, quindi aspetteremo un attimo. Lo vediamo, video mi puoi sentire? Non ancora? No. Ok, okay. Well, beh, avrei voluto parlare del fatto, fatto che i Misfits hanno avuto un ottimo debutto in questa Super Week. Avevano due giovanissimi giocatori, spero di riuscire a parlare presto con lui and perché and vorrei poterne parlare. No. No. Vediamo. Continuano per adesso ad esserci i problemi. Abbiamo visto video, volevamo Bello. vedere video in intervista, abbiamo visto video in intervista. Questo è quanto per l'intervista. Detto questo: uh, Molto profonda ci... quel knowledge che ci ha passato video, hai visto quello sguardo profondo? Beh, d'altronde l'unica cosa che ha detto è forse l'unica cosa che c'era da dire su questi BDS: no. no. Quindi, come intervista, sì, effettivamente era molto accurata. Eh, è stata un'intervista completa. completa, sì. Però torniamo a parlare un attimino della partita di oggi, della partita di ieri e in generale di questi BDS, perché eh, non sembra esserci un, uh, un, un filo conduttore, non sembra esserci un piano macroscopico completo. Dalla corsia superiore, l'idea che comunque Irit stesse overestendendo, ecco, prima hai detto non c'è un punto cardine dove puoi dire che qualcosa sia andato davvero storto per i Misfits? Forse qualcosa c'era, ovvero un Jace gameplay un po' troppo audace, se così lo vogliamo definire, un po' troppo allegro in fase di corsia. In effetti sì, però poi devo guardare dopo come la partita un'altra volta per capire bene perché. Allora, spesso e volentieri è difficile parlare sul momento durante il match. Di quando vengono utilizzate le risorse? Uno dice: Ok, bravo, Adam, ha fatto la solo kill, ottimo. Ok, ma quando ha fatto la solo kill? Perché se ha fatto la solo kill pochi secondi prima di un di un obiettivo, dici ottimo, perché hai la superiorità numerica. Allora... Se lo fai un minuto e mezzo prima. E c'è tempo per l'altro per rispondere, vuol dire che investi una Suprema, magari investi un flash. Cioè, capisci il discorso che sto cercando di fare? Sì, lo capisco, però in questo caso uh, personalmente non lo condivido. Nel senso, uh, capisco l'idea che possa esserci un motivo dietro a quello che è successo, ma effettivamente. Quando era morto era proprio un errore di overstensione. Oh sì sì sì, senso, non c'era eh? veramente nient'altro da prendere sulla mappa al momento, perché comunque nel frattempo, parlavamo di scontro tra rookie, Zlatan ha jungle gappato e significativamente la controparte. Syncroft si è trovato a concentrarsi principalmente su quella corsia, principalmente di nuovo sulle kill, ma non ha dato mappa, non ha dato obiettivi. Ogni singolo obiettivo era stato già conquistato da Zlatan e forse in questo i misfits non hanno avuto modo di comunicare chiaramente attraverso la top perché eh, il problema della topside dei Misfits è che non aveva davvero più nulla da fare potevi prendere priorità di corsia e oltre a quello non la stavi traducendo in niente perché non c'erano gli obiettivi prossimi la pressione dei messaggeri è andata a bot side e mid lane la pressione poi in rotazione sul mid game del barone è andata a bot side e mid lane è stata anche una topside molto abbandonata al, a livello macroscopico da parte dei Misfits e questo ci dà anche un'idea di perché i BDS siano riusciti a trovarne tante risorse nel momento in cui i Misfits non stanno vincendo di macro, i BDS hanno un micro migliore. E lì sono riusciti ad approfittare di questo micro, uccidendo più volte Jace, dando risorse ad Adam, dando risorse a Syncrof. Quando però i Misfits hanno premuto lo switch, quando poi la partita. Eh, parlando di micro, però, Vitio avrebbe qualcosa da dire. Pulito, 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 pulito. Bravo. Davvero, davvero bravo qua, Vitio. E torno al discorso chiudendolo semplicemente dicendo che i Misfits hanno avuto un macro così nettamente superiore che quando la partita si è spostata su quello, anche quel Jace che comunque è morto un po' troppo in corsia, come vediamo dai grafici, il suo l'ha fatto. Assolutamente inflazionato anche un po' dagli danni che ha fatto a Sion in fase di corsia, ma poco importa, l'abbiamo visto più volte e l'abbiamo sottolineato quanto il suo arrasso fosse difficile da tankare, perché dice ok c'è Yumi che ti può rigenerare quindi la rassa arriva ma non è un grosso problema. Sì, ma Yumi ha dei cooldown, ha comunque un investimento in mana del 12% per ogni volta che utilizza il tiragraffi. Non solo, l'investimento in mana deve essere controbilanciato dall'idea che Yumi possa staccarsi e auto attaccare qualcuno. Se le onde shock arrivano intanto dalla nebbia fumogena del Drago Cantec, quindi da zone di non accessibilità anche a livello di visione. Non solo arrivano, ma non le vedi. Ma arrivano da una zona che non rende quindi Yumi accessibile a ah, Yumi accessibile gli autoattacchi e quindi la rigenerazione mana, significa che dopo sei tiragraffi il tuo mana è già bello che finito. Jace invece con una muramana dalla sua ha ben più di 6 the shock nella sua faretra da lanciare, quindi eh, se dobbiamo calcolare anche l'equilibrio generale tra una Yumi che comunque non è andata così avanti da essere impattante sulla partita e un Jace che invece è morto però alla fine i suoi oggetti li ha presi. First strike, first strike in questo ha giocato un ruolo chiave, veramente chiave. Dovremmo forse avere davvero l'intervista stavolta. Forse? forse. Sì. sì. Speriamo. E hey, bentornati qui Super in LC. Okay, con il video. video. So adesso ti sento, you. stai ridendo, quindi adesso I'm puoi sentirmi so Perdonateci, ci sono stati you, un po' di problemi you, ma... Adesso siamo 2-1 con i Misfits in Super Week uh, uh, Come I ti senti a riguardo? Uh, I think I'm happy. Uh, sono felice uh, di questo come risultato in generale speravo in un 3-0, ma penso che la partita hard, di ieri fosse difficile uh, da affrontare, yeah, avremmo so potuto kind of vincere this. ieri and abbiamo vinto oggi. Players, quindi, so miss sì, miss alla fine miss sono miss miss felice. Miss we'll Beh, avete dei nuovi as giocatori all'interno della vostra line up, quindi penso che serva del tempo perché le cose possano iniziare a muoversi in maniera accurata. Come sono cambiate le cose all'interno dei Misfits quest'anno? I mean, per me penso sia cambiato tanto. È la prima uh, volta che non sono player, io quello one one che fa il ruolo del rookie in mezzo in a, a tutti. È la prima volta che gioco più di un anno all'interno di all una Lega. È la prima volta che non sono il giocatore più giovane del team. Le responsabilità sono salite tanto sulle mie spalle. Sia in best, partita should, um, che fuori dalla partita. Lot, uh, Ci stiamo evolvendo tanto come team, I, ma mi sto evolve evolvendo be io be anche be come giocatore. You Ed è una cosa che, per la quale sono molto grato. Puoi elaborare un pochettino quello che è il tuo ruolo e la tua relazione con Slatan, che in questa partita ha giocato anche così bene. Ad esempio, l'anno scorso, in partita, c'era molta We're più comunicazione e molta di quella comunicazione arrivava da Razork uh, have, like, really voice, adesso say. non abbiamo so una I'm voce così forte all'interno del team quindi voice, uh, sto cercando di rendere la mia voce to, più forte to, yeah, to e di more, adattarmi a questo nuovo again, ruolo uh, all'interno della to partita uh, as as can, uh, sto cercando really di essere quanto più vocale possibile Not have, like, the e non avere più l'atteggiamento da rookie che avevo gli anni precedenti. Comunicazione al massimo, giocata incredibile. Beh, questo è stato il tuo player of the game con Silas. Complimenti, hai vinto tu il titolo. Parlaci un attimo del team fight che hai avuto attorno a questo drago con quell'incredibile lettura di Ezreal dopo il fight. Really easy to play for us. Per me è stato uh, un game molto semplice da giocare, Herald, per me e per il nostro team, quando abbiamo preso like, i primi draghi i nostri team fight, fight, team fight team. erano semplicemente migliori so come we team comp, abbiamo uh, uh, cercato di focalizzarci sugli elementi uh, più importanti game di, game partita di partita e abbiamo impedito ai nostri avversari di ritornare in game. Per quanto riguarda il predict, sono cose che succedono molto spesso in solo queue, quindi è stato semplice. Beh sì, sappiamo bene quanto bene te la cavi in solo queue, quindi ce lo potevamo aspettare. Adesso voglio parlare un pochettino più dell'idea del video non rookie, perché i BDS hanno giocato già Contro molto contro i giocatori anche della Misfits Premier, della Misfits Academy che sono arrivati qui dell'LFL. Qui abbiamo otto giocatori che arrivano dall'LFL. Quindi, che cosa te ne pare del successo della tua regione? Penso che in generale, l'LFL e i giocatori francesi si siano evoluti tantissimo nel tempo, specialmente da quando giocavo io all'epoca. It's like the most hype, uh, by far, IRL, Penso che sia la IRL più hypata di tutte, uh, con uh, i migliori giocatori. Penso che I mean, sia I'll veramente una delle, delle più importanti in Europa e sono and, uh, orgoglioso di essere francese perché c'è una community players, così bella, così uh, piacevole really players, really e dei band, giocatori così bravi. And, quindi uh, really sono davvero tanto uh, uh, felice um, di quest'anno uh, ed è bello essere parte di tutto questo. questo. Beh, play uh, play ovviamente play sono orgoglioso anch'io di tutto questo. Vivio, grazie mille per questa intervista e buona fortuna da qui in poi per quella che sarà la seconda. La settimana perché effettivamente per questi Misfits e per questi BDS la settimana si conclude qui. Ricordiamo oggi: ultimo giorno di Super Week. BDS chiudono con 1-2, mentre i Misfits chiudono con un 2-1. Con anche l'idea di volere quel 3-0, cioè, comunque, non è un 2-1, va bene, abbiamo fatto il nostro, accontentiamoci. No, sapevano di poter vincere anche ieri, sapevano però che fosse un match difficile. Quindi è giusto che, comunque, si prendano anche la grinta di dire: quelle sono partite che possiamo vincere. È un nostro obiettivo portarci a vincere anche quelle partite. Non viverla rilassata, ma semplicemente concentrati. Ti rendi conto che quello che è successo è successo ormai ma allo stesso tempo dici ok, quello che è successo è successo, ma cosa abbiamo sbagliato? Esatto. Cosa possiamo migliorare? Quali sono i punti che ci permetteranno di vincere nel caso ci ritrovassimo contro questo team poi nella girone di ritorno? Perché vogliono vincerlo 2-0 poi di sicuro. Ma signore e signori, noi adesso ci prendiamo una breve pausa e torniamo fra pochissimo per Excel contro Vitality.